Il Vangelo di questa quinta domenica del tempo di Pasqua ci riporta nel contesto dell'ultima cena. In fondo tutto il tempo pasquale è un tornare a meditare, a contemplare per poter vivere quanto accaduto nell'ora, i fatti che abbiamo celebrato come ogni anno nel Sacro Triduo. Il capitolo tredicesimo del Vangelo secondo Giovanni, i versetti che ci vengono proposti in questa domenica, seguono immediatamente l'uscita di Giuda nella notte per compiere il suo proposito. Giuda non è stato raggiunto dall'intensità d'amore dei gesti con i quali Gesù si è consegnato ai suoi. La lavanda dei piedi, modo con il quale Gesù esprime il dono della sua vita, non ha toccato il cuore di Giuda. Gesù stesso ha annunciato il tradimento di Giuda. Giuda esce nella notte per seguire il suo proposito. Ed è qui che Gesù parla ai suoi, parole che hanno la forza delle ultime parole del testamento, della consegna ultima data ai suoi di ciò che è essenziale. Gesù parla di ciò che sta per accadere, la sua passione, la sua morte in croce, in termini di glorificazione, una glorificazione reciproca tra Lui e il Padre. Lui dà gloria al Padre disponendosi a quell'obbedienza piena nella quale viene donata a noi la piena liberazione. Il Padre glorifica il Figlio tirandolo fuori dalla morte. Questa lettura della passione di Gesù in termini di glorificazione è ciò che permette a noi di guardare alla passione di Gesù senza esserne schiacciati, comprendendo che dentro la croce di Gesù c'è la manifestazione appunto della gloria del Padre e del Figlio. Non è sempre immediata questa lettura quando noi viviamo la croce di Gesù dentro la nostra vita, ma è una lettura che ci permette appunto di lasciare illuminare il mistero della croce e della partecipazione nostra a questo mistero con l'unica luce che è capace di diradare le tenebre del dolore, della morte. Nel consegnarsi, Gesù lascia quanto di più prezioso, il comandamento nuovo. I suoi non possono ancora partecipare a questo suo passaggio, Gesù stesso lo dice. A loro però viene dato, quindi anche a noi, viene data la possibilità di un incontro con Lui, quindi di una partecipazione piena alla sua Pasqua nel comandamento dell'amore. Un comandamento fatto nuovo perché è la possibilità per noi di vivere ciò che Lui ha vissuto. Intanto è un dono, è un comandamento donato, un'opportunità potremmo dire, un regalo. Il fatto che Gesù consegna a noi appunto quanto di più prezioso può consegnare ai Suoi nel predisporsi a vivere il passaggio ultimo della sua ora. È un dono che riceviamo, non è tanto un'imposizione. La possibilità di vivere lo stesso amore che Gesù si dispone a vivere nella sua passione, nell'offerta totale di sé. Un comandamento quindi che riceviamo come un dono e che vogliamo disporci a vivere per la novità che esso contiene. La novità è il fatto che Lui ci ha amato così fino a dare la vita ed è pienezza della rivelazione dell'amore. Sta a noi rimanere dentro questo comandamento, dentro questo dono, vivendo tra di noi la stessa qualità di amore con la quale siamo stati amati. Gesù è modello esemplare di questo amore, ma è anche la causa. Ciò per cui noi possiamo amarci è il fatto che siamo stati amati da Lui. In questo amore, nell'amore fraterno, nel vivere questo scambievole amore, è data a noi la possibilità dell'incontro con Lui, della partecipazione piena alla sua Pasqua. Ed è la novità di questo amore che fa nuove tutte le cose, la nostra relazione con Dio, le nostre relazioni tra di noi, trasformandole in relazioni fraterne, di comunione, comunione nella quale il Signore garantisce la sua presenza in attesa del suo ritorno.
è ciò che rende bella la vita della comunità, è ciò che dà gioia al nostro essere comunità, l'incontro con Lui vivo, in quella possibilità che ci viene data, sostenuta dal dono dello Spirito, resa possibile dal dono dello Spirito, di amarci come Lui ci ha amato.